Adesso passo la parola al professor Elio Borgonovi, docente di economia delle amministrazioni pubbliche all'Università Bocconi di Milano. Il professor Borgonovi non ha bisogno di presentazioni, è autore di tantissime pubblicazioni, economista impegnato in tanti ambiti, che conosce molto bene anche il settore pubblico. Lui ci parlerà del tema della competizione e della collaborazione, due facce della stessa medaglia per dare forza ad un territorio e ad una comunità. Io approfitterei della presenza del professore per chiedergli anche questo, cioè oltre al suo intervento, oltre agli spunti che ci darà sicuramente, se, visto che siamo ormai in una fase immediatamente precedente ad una possibile riforma del settore pubblico, se ci lancia anche qualche idea, qualche proposta, qualche riflessione su questo tema. Prego, professore. Grazie Paola. Siccome è la prima volta che io vengo a queste giornate, voglio fare prevenzione con una barzelletta che gira nel mio ambiente che dice questo: chi sa fa, chi non sa insegna, chi non sa insegnare scrive, chi non sa scrivere fa il consulente perché usa i lucidi lì, e chi non sa fare il consulente va a fare i convegni, come capita a me molto spesso. Devo dire che il titolo della relazione di Caselli mi ha fatto molto piacere, perché senza esserci parlati prima abbiamo trovato una convergenza, dipende da noi, di questo vi parlerò verso la fine della mia relazione. Però devo dire che l'inizio, la lettura delle parti iniziali con le statistiche, anche l'inizio della sua relazione, mi avrebbe spaventato se io non fossi fiducioso del futuro, per un motivo molto semplice: che gli economisti sono l'unica professione al mondo che crea la propria reputazione su previsioni sbagliate e su spiegazioni di perché hanno sbagliato. Allora, siccome hanno sbagliato nel futuro, nel passato, prima del 2007, perché andava tutto bene, madama la marchesa, adesso sono molto fiducioso che si sbaglino anche per il futuro, con queste previsioni riguardanti una serie di paesi e in particolare il nostro, perché io sono molto fiducioso di quello che dice Caselli nella parte finale, dipende da noi, e poi vedremo sviluppato la mia relazione, diciamo, proprio su questi temi. E mi attacco proprio a quello che diceva lui sul futuro e anche sulla conclusione, la nuova città, no? Allora, io mi ricordo, adesso non mi ricordo in quale popolo, eccetera, nella lingua di questo popolo il passato si dice guardare avanti e il futuro si dice guardare indietro. Perché? Perché il passato è noto, mentre il futuro non è noto. Il futuro possiamo solo sbirciarlo un po', e quindi al futuro ci dobbiamo, diciamo, preparare, ci dobbiamo preparare tenendo conto, e questo è l'altro elemento che mi rende fiducioso, ci dobbiamo preparare sapendo una cosa che è certa. Tutto è molto incerto, ma una cosa è certa: che fra 5 anni saremo in una società, in un'economia, in un mondo completamente di 5, 6, 7 anni, completamente diversa da quella che c'è oggi. Provate a pensare cosa è almeno io bazzico, anche mi occupo anche di tutela della salute, di sistemi sanitari, eccetera. E mi dicono che in 5, 7 anni le conoscenze in campo scientifico dei medici, della medicina, metà delle conoscenze sono superate, e le nuove conoscenze, metà delle nuove conoscenze non erano neanche ipotizzate 5-6 anni fa. Sì, certe linee c'erano, ma non erano ipotizzate. Nel bene e nel male, cioè, quando hanno scoperto il genoma, quando sono riusciti a codificare il genoma, sembrava che nel giro di 2 o 3 anni fosse pronto tutto.
si sarebbe intervenuto su tutte le malattie ereditarie, massimo 10 anni, poi si è scoperto che invece non era proprio così semplice dopo aver letto A, B, C, D, no? Poi dopo leggere tutta la sequenza. Poi dopo, cioè, adesso si dice che il sequenziamento del genoma consente di fare la medicina predittiva, proattiva, personalizzata, preventiva, però metà delle cose che capiteranno, metà delle cose oggi non sono prevedibili, è per quello che dipende da noi. Quindi questo fatto, allora noi dobbiamo cercare di sbirciare meglio. Finora ci eravamo abituati sostanzialmente a sbirciare il futuro tramite le proiezioni con metodi statistici sofisticati o con metodi qualitativi, l'analisi degli scenari, no? Il metodo Delphi sul futuro, no? E qui e là, su e giù, che voleva dire sbirciavamo. Oggi forse non ci conviene neanche sbirciare. Ci conviene attrezzarci per affrontare cose che oggi non riusciamo neanche a intravedere, via. Quindi questo è il mio punto di partenza, per collegarmi a quello che diceva Guido Caselli, tenendo anche conto, proprio prendendo l'inizio e la fine del suo intervento, tenendo conto di un'altra, sì, di un altro elemento di filosofia antica che dice: noi oggi siamo quelli che siamo stati nel passato, ma siamo anche quelli che vogliamo essere nel futuro. Quindi siamo quelli, perché il fil rouge di Caselli dall'inizio è stato: sì, se voi chiedete ai abitanti ripeteranno che la vogliono così, però poi alla fine, no, ha detto: dobbiamo, no, i sogni, dobbiamo ricostruire i sogni. Quindi noi ha detto che noi, una delle quattro condizioni, no, dobbiamo investire e valorizzare sulle nostre peculiarità, su quello che ci distingue, sulle nostre distintività. Dobbiamo investire su questo. Questo vuol dire: siamo oggi quel che siamo stati nel passato. E io mi arrabbio tanto nella mia università, che pure è abbastanza buona, quando sento colleghi, e sto facendo proprio una battaglia culturale, quando questi vengono a dirci: noi dobbiamo competere con gli Stati Uniti. Dobbiamo competere con le università del nord dell'Europa, con le università degli Emirati degli Arabi. E io dico: voi siete coglioni tutti. Scusate il termine, lo uso spesso, peraltro. Dico: primo, perché io non potrò mai essere un'università americana né inglese, perché non parlo inglese. E siccome molti studenti, tra i più bravi di tutti i paesi del mondo, va in questi paesi, sì, perché ci sono i laboratori, perché ci sono i buoni docenti, ma anche perché si parla inglese. Dice, una volta, quando c'erano i latini, che avevamo la lingua nostra. Allora, primo. Secondo, con gli Emirati e con i russi non potrò mai competere, perché se io offro 100, loro offrono 200, se io offro 210, loro offrono 250. Poi c'è caldo ad Abu Dhabi, eh. Poi magari ci vanno per 3-4 anni e poi scappano via. Ma a me, che sono in Italia, interessa prendere il mercenario intelligente che mi dice: io mi faccio 3 o 4 anni ad Abu Dhabi e mi compro il flat, un bel appartamento su Central Park o robe del genere. A me, prima, perché non ho nessuna voglia di lavorare per questi mercenari. E secondo, perché comunque non riuscirei a trattenerli questi. Allora io devo investire su quello che so fare io, quello che la cultura italiana dà. È vero che i laureati italiani all'inizio della carriera sembrano un po' spersi perché gli altri sono più pratici e via. Peccato che dopo 3 o 4 anni, o 5, quando c'è da fare le carriere in tutte le imprese e gli organismi internazionali, guarda caso gli italiani si fanno
rispettare. E perché si fanno rispettare? Primo, perché sono abituati a pensare in modo più generale, poiché sia la cultura umanistica, io sono ragioniere con Tafagioli, come dice il mio amico, tuo amico Mattacena, che tu conosci bene, quindi non ho fatto il classico, però io vivo, vissuto in un ambiente che ha dentro questo, pensare, poi abituarci ad affrontare le situazioni impreviste. Sì, è vero che è il nostro punto di debolezza, ma è anche il nostro punto di forza. La gente che va a vendere senza sapere le lingue, per l'amor di Dio, no? E allora, noi sappiamo adattarci a... Il che non vuol dire che dobbiamo avere condizioni, no? Sempre essere, no? Sull'orlo del burrone per salvarci, no? Anche perché poi in fondo al burrone si può sempre scavare una buca, quindi... No? Non è questo, sto dicendo che siamo abituati alle relazioni. Alle relazioni. Noi siamo abituati a gestire relazioni, oltre che vendere prodotti. Io adesso, per bontà del presidente e di Paolo Morigi, sono andato a pranzare la proprietaria, no? Cioè, come vengono, come ti trattano, come qui, qua, cioè, ti senti già a casa tua. Ma questo, giustamente dice Caselli, mica lo trovi su internet. Credo che l'abbia scritto anche nella sua relazione. Sì, su internet puoi trovare le buone regole dell'accoglienza, il sorriso di facciata. Good morning, how are you? Però, l'empatia. L'altro giorno ero a Piacenza, sono andato in un bar, mia moglie no, fa, vedi, questa è simpaticissima, questa io verrei a bere il caffè tutte le mattine qui. Non è che ha fatto niente, Era lì, ha detto, vi metto il cacao, qui e là, due battute con quello che passava vicino, tre battute con l'altro. Allora, questo ci porta a dire cosa vuol dire investire sulle nostre specificità. Però, per fare in modo che le quattro condizioni di Caselli e quello che vi ho detto io, la mia speranza del futuro, si realizzi, è che noi dobbiamo metterci in testa che non è importante sapere ciò che bisogna fare. Ormai li sappiamo tutti. Tutti sappiamo cosa è necessario fare per l'impresa, per le università, per la pubblica amministrazione. Il problema è di gestire processi di cambiamento. La specificità è quella di gestire processi di cambiamento. All'università tutti sanno fare le analisi, tutti sanno fare la prognosi, tutti sanno prescrivere la terapia astratta, pochissimi sanno dirti come applicare la terapia, e la terapia è applicata da medici, da infermieri, da operatori sociosanitari, visto che abbiamo parlato di salute e di well-being e di welfare, e la terapia è applicata dalla padrona del ristorante che era imprenditrice e mi ha raccontato Paola come ha messo su, eccetera, eccetera. È fatta dalle persone, dalle figlie o che ci sono, è fatta dalle persone che lavorano in quel luogo e che si sentono trattati in un certo modo, si sentono di famiglia e ripetono lo stesso approccio. Quindi la gestione del cambiamento è la cosa più difficile, anche perché nella gestione del cambiamento non operi in condizioni ottimali, in laboratorio. Operi sul campo, dove hai quelli che sono disposti a fare il cambiamento, quelli che sono contrari perché difendono le loro posizioni lecite o perché difendono i loro privilegi, quelli che sono figli di buona donna e di buon papà, così siamo a posto con la questione di genere, che molte volte sono i padri che determinano certi tipi di comportamento.
Hai a che fare con questa gente, con gli opportunisti e con, quel, e con un sacco di gente che si mette lì e dice vediamo come va a finire. Ma non per saltare sul carro del vincitore, ci sono anche questi e bisogna stare attenti. Ma insomma c'è un sacco di gente, molta gente, non so, qualcuno dice che è la maggioranza, non lo so, non mi interessa peraltro che sia la maggioranza. A me interessa che questa gente, perché? Perché è quieto vivere, perché sono buoni, perché... Io ho un amico, un docente universitario, che è bravissimo a fare il docente, la persona più buona del mondo, e però si fa mettere i piedi in testa da certi docenti che bisognerebbe prendere a schiaffi. E io gli dico, gli ho sempre detto, caro Alfredo, io vado all'inferno perché sono un caratteraccio. Tu andrai in paradiso, però se qualcheduno mi vuole pestare i piedi, io sarò anche buono. Poi porgerò anche l'altra guancia, però prima di porgere la guancia gli dico che non deve mica pensare che io sono debole, che io mi faccio indietro, perché se lui dice una stupidaggine, è una stupidaggine. Se lui fa un'operazione che è un'operazione di potere, prima di passare, e caspita. Allora, c'è molta gente, ripeto, allora, questa gente bisogna sapersela tirare dietro, bisogna motivarla, bisogna creare in queste persone la passione. E io quando insegno ai miei studenti dico che a me interessa insegnare delle cose sull'amministrazione pubblica, sulla sanità e via. Dico, ragazzi, insomma, voi dovete imparare che il mondo si cambia se si applica la regola del rap, dico non del rap. Che è razionalità, dovete sapere, perché se poi non sapete, in un mondo complesso, uno che non sa niente, anche se è buono, vuole la volontà, è un buon politico, un buon amministratore, via, ma se non sa, dovete saper suscitare emozioni, perché se non emozioni le persone, e sapete, e dovete avere e suscitare passioni, passioni per le cose, passioni per il cambiamento. In una università che finora ha prevaleggiato la razionalità. E qui mi attacco alla mia relazione, non ti spaventare Paola, non la tiro troppo lunga, però poi quando sei stanca me lo dici, quando interpreti la platea me lo dici. E qui mi attacco alla relazione, perché? Perché nella mia relazione ho detto che il secolo scorso, cioè dall'inizio del XX secolo, fine XIX, con Taylor, Max Weber, Taylor, organizzazione scientifica del lavoro, Max Weber, organizzazione scientifica del lavoro d'ufficio, la burocrazia come classe sociale, come una delle maggiori innovazioni della modernità, perché insomma, la modernità non è fatta degli ultimi 5 anni. Si è creata una economia, una società basata su 2 principi fondamentali. Divisione del lavoro, dei ruoli, delle funzioni e delle istituzioni e specializzazione di ognuna per certi ruoli economici. Questo che è stato ha consentito un grande salto in avanti in termini di produttività, lo sviluppo economico e via, che poi dopo nel secondo dopoguerra ha avuto un'accentuazione e poi negli ultimi 30 anni, 35, con la seconda rivoluzione industriale, le nuove tecnologie che sono sorte attorno al 1975-80 e poi la globalizzazione degli anni 90. No, ha avuto un'accelerazione continua, però sempre su questa linea, divisione e specializzazione del lavoro, che ha portato grandissimi vantaggi, ma ha determinato la creazione proprio di dicotomie. No? Allora, le dicotomie tra sistemi economici, prima sistemi politico-sociali, le società, le democrazie, tipo basate di tipo liberale, le democrazie popolari e i sistemi sostanzialmente di economia di mercato, di economia pianificata e via. Secondo, la distinzione tra economia e società,
fino a 6 o 7 anni fa, fino a 6, 7, 8 anni fa, si ragionava, tutti i libri dicevano l'economia e la società. L'economia e la società, non è congiuntivo, è disgiuntivo. Allora, razionalità economica, razionalità sociale. Razionalità economica, criteri di consenso politico, quindi la contrapposizione economia-politica. Poi si è scoperto che era una contrapposizione fasulla, peraltro io l'avevo scritto in un libro del 73, ma fa niente. C'erano i gruppi, non erano separati verticalmente, la politica, i manager e via, no? Ma c'erano dei gruppi no? Verticali, quelli che oggi si chiamano le, no? I gruppi di potere, via. Ma c'era questa contrapposizione, il consenso politico. Ma tant'è vero che ancora oggi molti colleghi molto intelligenti nella mia università, che sono grandi editorialisti, continuano a dire noi parliamo di razionalità economica, è la politica che non applica la razionalità economica, come se la razionalità economica fosse un dogma. Ma dove sta scritto che l'economia ha una razionalità oggettiva? Dice, l'ha detto Adam Smith. No, Adam Smith non ha mica detto questo. Adam Smith aveva detto che non dal buon cuore del panettiere, dal buon cuore del macellaio ti puoi attendere il pane e la carne, ma dal suo interesse. Peccato che ha anche detto che lo scambio di mercato, prezzo contro carne, prezzo contro pane, funziona se ci sono anche delle regole e dei sentimenti morali. Perché lui era professore di filosofia morale a Glasgow. E aveva scritto il libro, aveva scritto un libro sulla filosofia morale e poi i saggi. Ma ad Adam Smith hanno fatto dire quel che volevano. Lui ha detto sì, il mercato funziona, sì se ci sono le regole chiare, ma se qualcuno le rispetta. Il mercato funziona se le regole sono chiare e se sono scritte in modo che lo sappiano leggere tutto, perché se io ho quei contratti con 7.000 clausole scritte in piccolo, dove poi tu comunque hai sempre torto, non è il mercato, quello lì non è il mercato, e quello lì non è razionalità, quello è imbroglio. E se io faccio un mercato basato sul principio che il lavoro è un fattore produttivo sostituibile, e non è una finalità di un sistema economico dare lavoro alle persone, e qui bisogna avere un'antropologia o una teologia, se qualcuno lo vuole, del lavoro, che non è il lavoro del peccato originale col sudore della fronte ti guadagnerai il pane, ma è un'antropologia e una, per chi ci crede, teologia del lavoro come contributo che la singola persona dà allo sviluppo di una società. Allora non è una condizione, una costrizione, ma diventa un qualcosa, diventa sostanzialmente una condizione umana che tutti dobbiamo cercare di garantire. Quindi un conto è avere il lavoro, il costo del lavoro nella funzione del vincolo. È un vincolo e quindi minimizzazione dei costi. È un conto averlo tra gli obiettivi. Perché allora negli obiettivi, come diceva un mio collega ieri sera parlando, dice certo che il profitto è importante, ma quando si prende una sola dimensione e la si assolutizza, non è più giusto. Dice certo che scrivere degli articoli internazionali è una dimensione importante per valutare la qualità dei docenti, ma se viene assolutizzata rispetto alla capacità di insegnare, non va più bene, perché io ho bisogno di docenti che sappiano ricercare, ma che sappiano insegnare, ma che siano disponibili a ricevere gli studenti quando vogliono chiedere dei chiarimenti, non che sostengano l'università sarebbe bella se non ci fossero gli studenti. Dice, allora questa economia
ha creato queste contrapposizioni e ha portato, e veniamo al nocciolo del mio discorso, ha portato una concezione di competizione che è stata la competizione che andava bene e che tutto sommato va ancora bene se applicata a settori dei beni di largo consumo facilmente sostituibili, nei quali qualcuno vince, qualcun altro perde. Un'impresa aumenta la sua quota di mercato, un'altra la diminuisce. Aumenta la quota di mercato, un'impresa si prende tutto e gli altri si prendono zero. Però se io sto parlando di scarpe, di penne, di insomma di block notes, di, no, di microfoni, può andare, perché c'è una flessibilità nell'ambito delle imprese, c'è una flessibilità nella ricollocazione delle persone. Quando quindi questo andava, forse va bene, andava bene nell'ottica del qualcuno vince, qualcuno perde, ma ad esempio non va più bene in quelle teorie, e io le ho vissute negli ultimi 20 anni queste teorie, le teorie ad esempio della competizione sulle risorse, la resource based strategy, io devo appropriarmi delle risorse strategiche, o la teoria dei talenti, io devo prendere i talenti, oppure le teorie delle conoscenze, vince chi si appropria delle conoscenze, knowledge based theory, poi se non parli inglese sei nessuno, quindi io ho imparato un po' di parole inglese così faccio una mia bella figura, ma io dico che a me piace parlare hic et nunc, dico così siamo al latino e siamo a casa nostra. Allora perché queste teorie sono sbagliate? Provate a pensarci, perché tutti cosa facevano? Dice, tu forma i talenti, tu scopri le risorse, tu sviluppa le conoscenze e poi io te le fotto. Perché se tu per sviluppare delle conoscenze fai ricerca e impieghi 100 milioni di euro, io poi trovo il modo di comprarti l'azienda, di spezzartela, ti rubo, faccio spionaggio industriale, vabbè, ma quello illecito, va bene. No, impiego i soldi a fare spionaggio industriale, oppure i talenti, tutti, tu forma il talento e poi si accaparrano i talenti. Provate a vedere cosa è successo nella finanza, cosa succede per i big manager, che tra l'altro sono tutte fasulle molte di queste. Allora tutti si rincorrono, prendono il grande talento, uno lo paga 100.000 euro, 200.000 euro, 500.000 di euro, 1 milione di euro poi bonus, più questo, tutti corrono a prendersi quello lì, poi molte volte corrono a prendersi quello che insomma ha fatto buchi da tutte le parti. Quando io, direttore della SDA, una volta mi presentano uno, dice questo è molto bravo, dobbiamo prenderlo come testimone, docente, guarda che curriculum ha. E lo guardo, in 6 anni aveva cambiato 8 posti. E ho detto, senti un caso, i casi sono 2, o lui era molto bravo, altrimenti mi viene il dubbio che l'abbia cacciato via 7 volte. Dico, guarda, io non so né leggere né scrivere, se mi fai parlare con lui, io gli ho parlato mezz'ora e poi gli ho detto, senti, gliel'ho detto cortesemente, però il concetto era, passi lunghi e ben distesi, insomma. E balle, dico, guarda che io, insomma. Allora, molte volte i talenti sono finti talenti, sono quelli che imbrogliano meglio, sono quelli che hanno inventato l'economia di carta, poi l'economia virtuale, poi l'economia, no? Allora, ma anche se fossero talenti veri, a me non interessa avere l'eccellenza individuale individualistica, mi interessa avere l'eccellenza individuale di persone, di imprese, di territori, di nazioni che si diffondono, che diventano progresso di tutti,
Perché l'eccellenza che concentra su di sé i soldi, le conoscenze, le intelligenze, mi fa progredire poco. Sì, poi c'è la media lì della testa nel forno, poi proviamo a mettergli la testa nel frigorifero e il piede nel forno per vedere se la media è migliore, non lo so. Io non sono un medico, quindi non so se la testa è peggio metterla nel forno che nel frigorifero, insomma. No? Però l'eccellenza individualistica che assorbe, che io, insomma, ogni tanto ce li ho questi, insomma, nell'ambiente, non, adesso non è la mia università, ma bazzicando un po' in giro le trovo, questi che si fanno, che sono bravissimi perché sfruttano il lavoro degli altri, sfruttano il lavoro di tanti altri giovani, li sfruttano, li succhiano il sangue e loro sono bravissimi. Ma ragazzi, stiamo scherzando? Stiamo scherzando? A me interessa l'eccellenza. Allora, quel tipo di competizione è una competizione che non sta più in piedi. Insomma, tutti parlano di crisi sistemica. Se parlano di crisi sistemica, vuol dire che è il sistema che non quadra. Ma perché non quadra? E qui vado verso la fine. Perché, secondo me, ho provato a pensare a un quadrato. Un quadrato basato su questi elementi. Semplicità, complessità. Una volta il mondo era più semplice, adesso è più complesso. Dall'altro, coerenza, incoerenza, contraddizioni. Provate a pensare a tutto il mondo in cui vivete voi, nelle banche, lì prima ho parlato col direttore della Banca d'Italia, Confidi, eccetera, eccetera. Provate a pensare 20 anni, 30 anni fa. Coerenza di normative, no? E contraddizioni. Fiducia, sfiducia. Dall'altro, valori, chiamatelo come volete, della comunità, interesse generale, valori altruistici, valori individualistici, non individuali. Io non sono contro le persone che seguono anche il proprio interesse, perché per voler bene agli altri bisogna voler bene un po' anche se stessi, anzi molto se stessi, oppure viceversa, se si vuole bene agli altri si vuole bene anche se stessi. Poi ognuno la gira come vuole, non facciamo filosofia che non è il mio campo, come vi ho detto sono ragioniere, però in passato, proviamo a pensare, c'era realtà più semplice, situazione più coerente, normativa, eccetera, eccetera, soluzioni, più fiducia nelle comunità, tra le persone, tra le istituzioni, e una forte anche accettazione dell'interesse generale, e via, cioè pochi andavano a spaccare le panchine nel parco pubblico, altri, insomma, il mondo basato su quel principio, insomma, di una serie di teorie un po' strambe e via, il mondo è diventato più complesso e non ci possiamo far niente. È inutile che diciamo il mondo è complesso, certo, il complesso diventerà ancora sempre più complesso. Il mondo complesso lo si affronta non con soluzioni complicate, con la burocrazia. Non è che lo si affronta, e poi rispondo anche sulla pubblica amministrazione. Se il mondo è più complesso, non lo affronto mettendoci 5 controlli sulle stesse cose. Lo devo affrontare con cose più semplici, con i concetti essenziali. Devo capire come distillare. Però la complessità non la cambio. Posso solo affrontarla. E ad esempio non l'affronto con la burocrazia, con una miriade di norme, con una miriade di controlli, per cui tanti controlli, nessun controllo, ma l'affronto con che cosa? Con l'autonomia, la responsabilizzazione, dice tu decidi, però sei responsabile, non se le cose vanno male, sei responsabile di far andare bene le cose e poi ci vediamo sui risultati. Io non ce l'ho con te, non mi interessa che sei mio amico, diciamo quali sono i risultati che vogliamo ottenere. Tu come comune, cosa vuoi ottenere? Tu come Camera di Commercio, cosa vuoi ottenere con l'accettazione? Tu, Unione Industria, cosa vuoi ottenere con l'accettazione? Risultati, e poi ci confronteremo. Dopodiché non è che ti sparo. Invece noi in Italia bisogna dire, le cose vanno male, bisogna trovare un responsabile di provvedimento che risponde se tutte le cose stupide che stanno sopra la sua testa e deve rispondere. Tu sei responsabile di procedimento. No, un mio amico, diventato direttore generale dell'ASL di Chieti, Lanciano, Vasto,
Lui ha recuperato i medici che erano demotivati dalla legge Fornero, non solo motivati, ma c'era anche qualche parolina in più, e ha detto: vi faccio RUR, responsabili unici di risultato. Dice: perché questi sono anziani. Il chirurgo è molto meglio che non lo mandi in sala operatoria. L'internista magari è bravo, ma forse. Però conoscono i meandri, conoscono i giovani, sanno quelli di cui fidarsi. E allora, da quando gli ho fatti RUR, si sono un po' rimotivati. Dice: non è che abbia risolto i problemi, per l'amor del cielo. Diciamo coerenza, complicazione. Anche qui la complessità non riesco a cambiarla tanto, però posso fare delle cose. Ognuno di noi, come persona, come istituzione, riceve contraddizioni dell'economia, della normativa, dei comportamenti dei consumatori, dei gruppi sociali, no? In contraddizioni. Li riceve e, svolgendo le proprie funzioni, ha due atteggiamenti: o restituisce maggiore contraddizioni, dice, no? Fa un bel ordine di servizio, dice: avendo ricevuto questa norma, si chiede a tutti coloro che ne hanno responsabilità di dare attuazione. E così le contraddizioni arrivano in frontiera dove tutti sparano. Però cosa succede? Che tutti cercano di non stare in frontiera, di non essere l'ultimo anello della catena, oppure ognuno di noi fa questa cosa. Riceve contraddizioni e restituisce meno contraddizioni, meno incertezze. Io, in Bocconi, sono diventato professore ordinario abbastanza giovane, con un po' di merito, tanta fortuna anche per il momento giusto, va bene. Da allora, tutte le volte che c'è qualcosa che è incasinato e dubbio, sapete cosa dico ai miei giovani? Dico: facciamo così. Poi, se qualcuno vi dice che è andata male, dite che è colpa di Borgonovi. Dice: ma come? Dite che è colpa di Borgonovi. Dice: tanto, io sono professore ordinario. Nessuno mi può toccare. Sono arrivato in Bocconi. Dico: non arriverò mai a fare il rettore. Infatti, era una facile previsione. Però mi accontento. Perché? Ma perché se io dico che è colpa di un giovane ricercatore, la sua carriera ci va di mezzo. Allora io non posso scaricare l'incertezza sull'ultima ruota del carro. Ma vi ho fatto questo esempio non per dire uno è bravo o no. Noi invece dove possiamo agire molto? Sulla fiducia. Dare fiducia ci pone di fronte a una bella alternativa. Quando dai fiducia, puoi ricevere maggiore fiducia oppure puoi ricevere delle grandi fregature. È la vita, se la vivi, no? Ce l'hai quando ti sposi, ce l'hai quando convivi, ce l'hai quando ti scegli gli assistenti, ce l'hai quando ti scegli i segretari generali delle Camere di Commercio. Capita nella vita, no? Questi qui che facevano le bustarelle sono stati traditi dagli amici, ce li hai pure per quello, adesso non c'è più di. Non c'è più di religione, grazie a Dio, ci sono anche i mafiosi che si diventano pentiti, poi saranno veri, non saranno veri. Vedi, quando dai fiducia, è però una gran bella scommessa sul futuro, eh? E poi i valori. E qui l'economia, insomma, ritorno a quello che ho detto di Adamo Smith e via. Allora, questa è la regoletta. Insomma, la regoletta delle quattro, no? Del quadrilatero che diventa il diadema di Porter, che è il diadema della competitività, che è sotto altre cose, che tu puoi fare questo, mettere insieme, riportare gli elementi positivi, se hai una predisposizione all'innovazione sociale, perché l'innovazione scientifica va avanti. L'innovazione tecnologica va avanti, l'innovazione organizzativa l'abbiamo imparato, l'innovazione delle procedure sapremmo come farla, ci vuole innovazione sociale. E questa è quella. Allora, il territorio del Ravennate, il territorio della Romagna, ha una serie di condizioni positive, che tutti quei valori positivi
non li ha ancora, non li ha dimenticati, non li ha lasciati, è ancora molto forte, anche se insomma, subisce a furia di dare colpi dall'esterno e via, insomma, qualcosa le culture modificano. Quindi bisogna riconservarla, ricostruirla, e vabbè, tutti gli esempi che sono fatti, non a caso si è pensato, no? Le ASL hanno fatto l'AS grande della Romagna, tutta una serie di cose, la grande provincia della Romagna, gli accordi di collaborazione, enti locali, Confindustrie locali, ci sono questi territori, quindi avete delle buone condizioni per investire su quegli elementi che diceva Guido Caselli. Sul futuro investire sulle persone, welfare, well-being, wellness, tutte queste cose, perché tra l'altro, vabbè, non chiamiamoli investimenti, qualcuno mi ha detto non chiamiamoli investimenti, chiamiamoli però spesa sociale. Spesa sociale vuol dire spesa che fa progredire i valori della società, non solo la crescita economica. Io non sono uno di quelli che per ridurre il debito sul PIL mette nel debito l'economia della corruzione e l'economia della prostituzione, come stanno prospettando a Bruxelles. Questi sono folli, altro che tecnici. Dice aumento il denominatore mettendoci dentro l'economia sommersa. Dai. Forse è meglio che tu ti metta a ragionare che non è il debito 135% quel che preoccupa, è il futuro, le prospettive del futuro. Allora, qui ci sono ancora queste condizioni, quindi bisogna investire su questo, bisogna avere, insomma, i settori, l'ha detto Guido Caselli, non ripeto. Gli ultimi due minuti li voglio prendere sulla pubblica amministrazione. Io per 40 anni, da quando mi sono laureato, mi sono occupato di economia delle amministrazioni pubbliche, management delle amministrazioni pubbliche, perché il direttore del mio istituto, che era una persona illuminata, oggi direbbe visionario, cioè che vede avanti, continuava a dire, noi che ci occupiamo di aziende, dobbiamo occuparci delle aziende più importanti della nostra società, che in termini di numeri, di valore, eccetera, sono gli enti pubblici, sono gli ospedali. Lui era stato presidente dell'ospedale Acagrande di Milano e io mi sono occupato di queste cose. E ho cercato di portare la semplificazione, insomma, di proporre management, riorganizzazioni, semplificazione e via. Credo che, insomma, c'è sempre la nemesi storica, no? La nemesi storica è questa, che purtroppo adesso mi trovo la mia università che ha di quelle burocrazie. Se io vado a mangiare con un collega, non posso pagare per lui e farmi rimborsare, perché devo far fare due ricevute. E se vado a mangiare con tre colleghi quando siamo fuori un convegno, non posso pagare per loro. Allora, se qualcuno non registra, vi dico cosa faccio io. Se registrate, non ve lo dico. Allora, io quando vado fuori a mangiare con due colleghi che sono più giovani di me, e che sarebbe anche ridicolo farli pagare, perché poi gli dicono no, perché siccome tu mangi anche quando sei a casa non ti rimborso, sapete cosa faccio? Se siamo fuori in tre, ci metto tre nomi di relatori che sono al convegno con me, uno dell'Università Tor Vergata, uno dell'Università di Pavia, e mi faccio rimborsare. Non ditelo in giro. Ma è mai possibile? Questa creatività, poi la creatività si può fare a fin di bene o a fin di imbrogli. Ma io l'ho detto al mio direttore generale, ma gli ho detto, ma scusa, ma tu mi vieni a controllare sul singolo scontrino? Gli ho detto, ma le persone che hai nel tuo staff, fagli utilizzare in altro modo. Gli ho detto, io insegno controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche da 40 anni, tu ogni tre mesi ti fai dire quanti rimborsi spesa ha chiesto Borgonovi, e se ha chiesto 3.000 euro chiami Borgonovi e gli dici, senti, chi vuoi prendere per fesso? Dice, ma ci sono dei tuoi colleghi che imbrogliano. E cuccali loro, gli ho detto. Ma perché vieni a rompere le scatole a me? Gli ho detto, ma perché devi venire a rompere? Ah no, non si può fare. Questa è una nemesi storica. Però la prospettiva del futuro è che sono convinto, e ho segnali molto forti tramite dei miei colleghi che hanno buoni collegamenti col Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministro della Funzione Pubblica, eccetera. Anch'io ce li ho, ma insomma. Che il momento della semplificazione e il momento del rinnovamento della dirigenza pubblica, semplicemente utilizzando il turnover, non quello che qualcuno ha fatto scrivere sui giornali, 85.000 esuberi, i dirigenti, chissà, solo facendo i numeri,
vedendo l'età pensionabile compresa la Fornero, semmai con qualche piccola incentivazione. Solo facendo questo, in 5 anni si possono immettere 8-10 mila giovani nelle amministrazioni pubbliche. Ma per cambiare veramente la semplificazione, non dobbiamo immettere tutti giuristi o tutti ingegneri che pensano ancora all'organizzazione scientifica del lavoro. Dobbiamo mettere un certo numero di giuristi, 20-25-30%, un certo numero di ingegneri, che ci sta bene, un certo numero di scienziati, di laureati in scienze politiche, un certo numero di laureati in economia, un mix, perché se fossero 80% laureati in economia nel corso di laurea che faccio io, non andrebbe bene, perché poi avremmo una... questo è quello. E secondo me, Paolo, facciamo una scommessa: se vinco io, tu mi paghi la cena oltre che il pranzo. No? Se vinci tu, te la pago. Io sono convinto che fra 2 anni saremo, sarete qui. Io può darsi che non ci sia, ma no? Però sarete qui, secondo me, fra 2 anni, forse, anzi, sono abbastanza sicuro che potremo discutere di una macchina che si è mossa anche sull'amministrazione pubblica nella direzione giusta. E la direzione giusta sarà questa: che l'amministrazione pubblica non avrà fatto questa evoluzione. Stato del diritto, inizio del XX secolo, 5% del prodotto interno lordo, stato del welfare fiscale, stato imprenditore, IRI, ENI, eccetera, eccetera, sarà ritornato allo stato delle regole e delle partnership pubblico-privato. Avrà scoperto che molte cose non le deve fare, ma neanche le deve privatizzare, ma neanche dire adesso arrangiati tu mercato. Deve stabilire degli accordi, chiamiamoli, con il privato, perché il privato deve capire il pubblico deve capire il privato, profit, non profit, eccetera, eccetera, e tutti insieme si collaborano. Questa è, e secondo me, tra 2 anni saremo qui a discutere che l'Italia sarà un po' più, diciamo, sulla linea della crescita, soprattutto della crescita qualitativa oltre che quantitativa. Vi ringrazio. Io ringrazio Elio Borgonovi perché ancora una volta con la sua relazione ci ha offerto 1000 spunti. Non si può certamente fare una sintesi di quello che ha detto, ma credo che un messaggio forte che dobbiamo tenere a mente è quello che bisogna comunque fare squadra, bisogna collaborare, perché non è sufficiente, cioè non serve avere l'eccellenza individuale, ma le eccellenze vanno tirate fuori e devono lavorare insieme. Credo che questo sia un messaggio estremamente importante sul quale riflettere.